The Show. Luogo comune americano. Il lancio del giornale. Giornale! Cos'è? Non scemo. Ha l'abbonamento quello dove le lanciano i giornali? Ah, esiste? Ma non lo so, io l'ho visto solo nei film americani. Giornale! Ah, come no? Luogo comune americano. L'inno a stelle e strisce. Oh, say can you see through the tremendous flow, by the timing of music. USA! USA! The Show presenta luoghi comuni dei film americani. Luogo comune americano. Segua quell'auto! Insegua quell'auto, per favore! No, non insegua! Ho già una persona a bordo, non posso inseguire nessuno. Devi scendere, signore. Okay, non posso inseguire nessuno. Mi scusi, forse questi li faranno cambiare idea. Non mi fanno cambiare idea per niente. Non posso seguire nessuno. Ho già un cliente a bordo, ho già il tassametro acceso. Forse un giorno capirai. Va bene. Forse un giorno capirai. Luogo comune americano. I gesti in codice delle missioni segrete. Starei pensando di cambiare materasso. Sì. Allora, lo standard è un 160. Ok. Stormtrooper, bravo! Annullare la missione! Libera! Vi mando le mie coordinate, seguitemi! Luogo comune americano. Il sassolino lanciato alla finestra della tipa del cuore. E... Jenny! Ciao! Jenny! Scusami, ma... Scendi che andiamo a vedere l'alba. Ok, però puoi evitare di lanciare i sassi contro il vetro. Lo fanno nei film americani per chiamare l'attenzione delle persone. La nostra attenzione ce l'hai, però... Puoi... Allora andiamo a vedere l'alba. Magari un altro giorno, eh? Ah. Ok? Ok. Ok. Luogo comune americano. Ci sono problemi, amico. Ehi, amico, qualche problema? Neanch'io, perfetto. Buona giornata. Luogo comune americano. La porta sul retro. Io devo cambiare le porte interne di casa. Ci sono appena arrivate ieri. Da mettere, perché dobbiamo rifare l'esposizione di là. Ok, facciamo così allora, dividiamoci. Tu vai dall'ingresso principale, io passo dalla porta sul retro, ok? Ci vediamo fuori, stiamo attenti. Cosa stai facendo? L'hanno murata. Luogo comune americano. Innamorarsi di una ragazza che ti ha fatto cadere una pila di libri. Scusami. Tutto bene? Ti hanno mai detto che sei più bella dei campi del Nevada? Grazie mille. Non funziona come nei film americani nella realtà, però solitamente dopo la caduta di libri scocco un amore incredibile, ma... Luogo comune italiano. Il 40% delle persone che guardano i video di The Show non sono iscritte al canale. E questo non è un luogo comune, è la verità. Cioè il 40% di voi guarda i nostri video senza essere iscritti. È vergognoso, eh. In realtà siamo arrivati al 50,1%. Però, cioè stanno salendo invece, ci siamo distratti un attimo ad agosto e stanno salendo invece di scendere. Cioè, non fatevi nervosire, ragazzi. Capite, nervosire. Iscrivetevi qua, è gratis. Cioè, se guardate i video, è gratis, dai, guardate. Il luogo comune del cavolo è, dai, continua il video, ciao. Luogo comune americano, il latte in taniche di plastica. Chiedo una cortesia però, me lo tieni fermo un secondo? Tienimelo fermo. Ok, noi americani abbiamo sempre queste taniche di latte, comode ma non pratiche, grazie, scusami. Te lo rifaccio? No, assolutamente. Luogo comune americano. The end is near. The end is near! Ok. Ci stanno osservando. Dovete pentirvi. Va bene. La fine è vicina. No, sono pronto. È giusto. Lo sai anche tu. È giusto. Sei uno dei nostri. È giusto. La fine è vicina. Bravo. Il tempio di Dio l'avete trasformato in un covo di ladroni. E suggeriscimi un'altra. Che sono... farisei, falsi, farisei. Idolatria. Il tempio di Dio l'avete trasformato in un covo di ladroni, che sono farisei, falsi. I tempi di Dio. Tieni un attimo, sei molto sono più bravo di me. Pariani. Bravo, te lo lascio a te, così vai avanti militari. Tu, sei meglio di me. Buona giornata.
luogo comune americano, la cameriera della tavola calda. Allora! Ma non ho capito questa sua così violenta. So sorry, buon caffè! Volete dell'altro caffè, tesori? No, grazie, basta così. Che vi siete inventati, qua un caffè ci può fare 10 caffè praticamente. No! Luogo comune americano, il ballo di fine anno. Salve signor Jefferson, sono venuto a prendere sua figlia per il ballo di fine anno. Per me è un onore portare sua figlia al ballo. Quale ballo? Di fine anno. Lei non è il padre di Marissa? No. Dov'è il papà? In che via è? Aspetti che guardo sul cellulare. È sulla Quinta, vicino Starbucks. È sulla Quinta? Starbucks non è quello di Cordusio? Può essere. Allora è Cordusio. Grazie mille, molto gentile. Che Dio la benedica. Che Dio la benedica. Vado! Luogo comune americano. Ancora la cameriera della tavola calda. Volete dell'altro caffè? Ma questo è americano però. Luogo comune americano. I pompieri che salvano i gattini dagli alberi. Ci hanno segnalato, c'è un gattino sull'albero. Sì. Devo aspettare i miei colleghi, ma se mi tiene lei la scala magari... Certamente. Grazie, che lo salvo. Ha miagolato tutto il tempo. Ci hanno fatto la segnalazione, gatto sull'albero, sa che noi... Ciao, eccolo qua. È un cucciolo. Tranquillo, glielo passo a lei allora. Sì. Lei ha familiarità con i gatti? Prego. Ok. Grazie. È vivo? No, direi di no. Luogo comune americano, il coro natalizio. Buongiorno. Silent night, holy night. Buon Natale, signor Jefferson. Buon Natale, signor Jefferson. Buon Natale. Luogo comune americano. Ancora la cameriera della tavola calda. Vuole ancora caffè, tesoro? Questo io lo chiamo stalking. No. Basta. Ma chi lo beve questo caffè? Luogo comune americano. Slow motion time. Ciao. Posso chiederti quanto costa? 6,90. Luogo comune americano, le risate da sitcom. Strutturando una nuova casa con uno spazio giorno, devo mettere una cucina. Qualcuno ha detto buongiorno? Sai che io non so mai mantenere un segreto. Okay. Quello è un bagno? No. Ma perché devo lasciare un segreto, grosso segreto, marrone. Non so se mi capisce Betty. Sì, ho capito, ma no, non abbiamo il bagno. Luogo comune americano. Ancora la cameriera della tavola calda. Volete altro caffè, tesoro? Ho bisogno di affetto, guarda. Ma dove l'hai trovata questa qua? Luogo comune americano, la confraternita universitaria. Beta House, Beta House, Beta House, perché Beta è meglio! Woohoo! Beta House, Beta House, Beta House. Luogo comune americano. Facciamo due tiri, campione. Dritto con le spalle, campione. Vai. Che al college non tireranno così piano, Tienilo bene a mente, tigre. No, su con questa ricezione, dai. Ma prego. Sto giocando a baseball con mio figlio. Sì, perdono, è in negozio di là. Ho capito, signora, ma io sto cercando di fare quello che ogni padre dovrebbe fare. Vieni, figliolo. Presentati alla signora, come ti ho insegnato. Piacere, signora. Da grande voglio fare l'astronauta, papà. Puoi fare quello che vuoi da grande, figliolo. L'importante è che tu sai che il tuo vecchio è sempre qui per te. Dai, facciamo altri due tiri. No, la prego. Luogo comune americano. La copertina e la tazza di caffè dopo ogni grande tragedia. È andata a fuoco la mia casa. Con tutti i suoi ricordi dentro. L'avevamo da 3 generazioni. Sono sconvolto. Luogo comune americano. Ancora la cameriera della tavola calda. Volete il tuo caffè, tesori? Sì, grazie. Ma le rovine sono a posto le due, sì. Non Please. È registrata, c'è un meccanico qui dietro. Luogo comune americano. Il reduce del Vietnam. Io sono un veterano di guerra di Vietnam. Tu conosci un po' di... Penso noi abbiamo fatto guerra per mettere in piedi il futuro meglio. Una volta abbiamo salvato un soldato Ryan. Certo. Bombe, pezzi di uomo.
certo, io ho visto cose in Vietnam che tu non hai idea. Luogo comune americano. Ancora la cameriera della tavola calda. Vuoi un altro caffè? Non lo voglio il caffè, basta caffè, mi stai rendendo nervoso, che ci devo fare con tutti questi caffè? Luogo comune americano, le cheerleader. Salve, volevo chiedere, voi avete una maglietta taglia L? Una L, una A, una L, una G, una E, una L. Una L. Una L, una A. Una E, una G, una E, una L, una L. Guarda, comunque c'è ovunque. Dove la L? Quindi c'è, nel senso posso anche trovare una L. Una A, una E, una G, una E, una L. Comunque c'è. Luogo comune americano. Quello che al bar prende sempre il solito. Faccio il solito, grazie. Roger, then. No, no, che solito. Ma poi nei film americani funziona, giusto? Fregato. Luogo comune americano, l'esperimento di scienze. Io stavo facendo un esperimento scientifico in classe, anche per fare il colpo sulla più popolare della scuola. Ho sbagliato qualcosa, evidentemente con gli ingredienti ho ingurgitato ed è successo questo. Che cosa sente adesso? I poteri forti non vogliono farti vedere questa scena su YouTube, ma noi te la facciamo vedere lo stesso sul nostro Instagram, @ The Show Is You. Trovi il link in descrizione. No. Non è lui. Ma siete per caso quei due che siete in giro a prendere in giro la gente, voi due? Che mia figlia mi dice sempre: mamma, guarda che se vengono dentro due ragazzi, sì, ti chiamano, dimmelo. The Show. Esatto, diceva la mamma che ti prendono in giro. Io vado, signora. Ma lei sembrava quasi un film. Ma lei è un santo. Vedete che qui c'è una telecamerina. Salta per... molto simpatica. Era una candid camera. Lo immaginavo. Cioè, io ero un attore, lui no. Incredibilmente era... L'avevo notato, a un certo punto l'avevo notato. Mi ha rubato la scena, cioè io dovevo interpretare il tipico personaggio. Lui è un maestro. Io dovevo interpretare il tipico... Scusami, che sono rapito. Scusami, non sono pazzo, non erano sassi, era argilla espansa, quindi avevo testato sulla mia macchina, non avrei mai rotto nulla. E questo non è un gatto? No, questo è un gatto. Sì, no, è un gatto, ma non... Direi che proprio non è proprio vivo. Esatto, neanche morto, probabilmente non è mai stato vivo. Adesso stiamo facendo i luoghi comuni americani. Ma che hai dell'americana, su caffè all'americana, la qua mi ha fatto diventare pazzo. Ci sono migliaia di film in cui un padre gioca col figlio a baseball, poi il figlio perde, arriva il cane, grazie al cane vincono la partita. Cioè è quel genere di film lì, non so se ha presente. Tra l'altro gli abbiamo promesso una Lamborghini a lui in cambio di questa scena, quindi... Non vedo l'ora, manca poco. Dopo tanta attesa finalmente. Quanti anni sono passati? 4, 5? 3, mi sa, 4. 3, 4, 5. Sì. Ragazzi, lasciate un like perché un luogo comune di chi lascia like è vivere felice per sempre. Anzi, vivere per 150 miliardi di anni. Anche per sfatare un po' il luogo comune che tutti gli youtuber chiedono like e commenti, vi chiedo di commentare qui sotto scrivendo qual è stata la vostra scena preferita di questa Candid e soprattutto se avete dei suggerimenti per altri luoghi comuni, scene tipiche dei film americani che ci siamo dimenticati qua sotto. Un altro luogo comune, ragazzi, è il municipio. No, scusate, questa me l'ha suggerita Giovanni, saluto Giovanni. Seguiteci su Instagram, ragazzi, perché questo luogo comune che chi ci segue su YouTube non ci segue su Instagram deve finire. Trovate qua i nostri tag e non vi costa nulla, anche lì è gratis, facciamo un sacco di cose, forse, non è vero, però seguiteci, dai, seguite tutti quanti, non seguite noi. In conclusione, abbiamo passato gli ultimi mesi a ricordarvi come il 40% del... Che faccio? Cioè, è un complotto. Per concludere, ragazzi, abbiamo passato gli ultimi mesi della nostra esistenza provando a farvi capire che il 40% delle persone che guardano i nostri video lo fanno senza essere iscritti al canale. All'inizio di questo video abbiamo scoperto che queste persone non sono il 40%, ma il 50%. Questa notizia ci ha fatto molto male, Alessio è scappato in lacrime, adesso è appena sceso, quindi vi preghiamo, ricominciamo a cambiare questi numeri. Iscrivetevi, soprattutto se guardate i nostri video. No, in realtà non è scappato piangendo, però dai, cioè il 50%, eravamo arrivati al 37%, ragazzi. Siete delle merda! No, dai, iscrivetevi, per favore. Maledetti! No, soprattutto se guardate i video. Se non li guardate, vi facciamo schifo, mica vi chiediamo di iscrivervi. Ma siccome fra quelli che li guardano al 40, iscrivetevi.